Cari cittadini e cittadine, siamo ovviamente impegnati su più fronti, quello sanitario, il problema delle riaperture, dove a me interessa soprattutto sapere come, in sicurezza, per i lavoratori e per tutti i cittadini. Però siamo impegnati anche a mantenere una promessa che avevamo fatto e almeno in parte già rispettato, quella di consegnare come dispositivo di tutela primaria della salute, di prevenzione, la mascherina a tutti i cittadini della Toscana gratuitamente. Abbiamo già distribuito, grazie all'impegno straordinario dei comuni e dei volontari, ben 8 milioni e mezzo di mascherine ai cittadini della Toscana. E adesso, lunedì prossimo, siamo in grado di partire con la distribuzione attraverso anche altri canali, che sono innanzitutto le farmacie e poi la grande distribuzione. Abbiamo in Toscana 1.150 farmacie, più o meno distribuite su tutto il territorio della Toscana, in genere facilmente accessibili dai cittadini, e poi abbiamo scelto, d'intesa con le catene della grande distribuzione, 230 negozi della grande distribuzione, dove anche lì daremo un pacchetto di 5 mascherine ad ogni cittadino che ne farà richiesta. E quindi la disponibilità c'è la possibilità di accedere alle mascherine e soprattutto la possibilità di avere le mascherine da parte di operatori sanitari, i farmacisti. Le farmacie sono convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale e rappresentano uno dei presidi più importanti del servizio stesso. Colgo l'occasione, anzi, per ringraziare tutti i farmacisti e il loro impegno in questo periodo. Si potranno ritirare presso le farmacie in pacchetti da 5 per un numero alla fine di 30 mascherine al mese e altrettanto, nello stesso modo, anzi si può fare presso la grande distribuzione. Anche qui ci saranno 230 operatori del Servizio Sanitario Regionale che dialogheranno con il cittadino, consegneranno un volantino ai cittadini. Voglio ringraziare la grande distribuzione toscana che si è dichiarata disponibile a darci gli spazi e voglio ringraziare anche questi operatori che saranno a stretto contatto diretto con il cittadino nella consegna delle mascherine. Nella grande distribuzione gli orari sono dalle 9 alle 16 in genere su tutto il territorio regionale, mentre nelle farmacie sono ovviamente gli orari di apertura delle farmacie. Noi abbiamo già fatto arrivare qualcosa come 1,5 milioni di mascherine alla grande distribuzione e 1 milione alle farmacie. Lunedì, quando partirà l'iniziativa, consegneremo nuovamente un altro 1,5 milioni di mascherine alla grande distribuzione e 1 milione di nuovo alle farmacie. E poi continueremo nei giorni successivi con una distribuzione alla grande distribuzione e alle farmacie che si attesterà intorno al 1,5 milioni al giorno. Dico questo per dire che non c'è motivo di affrettarsi, non c'è motivo di fare la corsa, ad accaparrarsi di troppe mascherine, non c'è motivo, insomma, di svuotare gli scaffali. Procedete regolarmente secondo la vostra vita usuale, recatevi nei negozi, recatevi in farmacia prima di tutto quando avete bisogno per qualche altro problema di carattere sanitario. Più questo avverrà con regolarità e normalmente, e più tutti quanti potranno avere diritto di accedere a questo importante presidio, ripeto, in modo gratuito, perché le spese io credo che è giusto siano a carico del Servizio Sanitario Regionale. Inoltre, continueremo a mantenere un rapporto con i comuni che ce lo hanno chiesto. In particolare daremo priorità al rifornimento di mascherine che saranno poi distribuite, come è già avvenuto, direttamente dai comuni stessi. Daremo priorità a quei comuni che sono in situazioni disagiate, che ad esempio hanno delle frazioni dove non c'è la farmacia o dove non c'è un centro di grande distribuzione dei 230 che avevo rammentato. La Toscana credo che con questo presidio primario di tutela della salute fa una grande operazione di prevenzione. Il coronavirus si sconfigge anche così, si sconfigge attraverso un uso corretto di dispositivi che ci aiutano a combatterlo.